Buonasera, sono Mirtide Gavelli del Museo Civico del Risorgimento Certosa di Bologna, dell'area storia e memoria dell'istituzione Musei del Comune di Bologna e sono qui questa sera, come da tanto tempo io e tanti colleghi facciamo, per un nuovo appuntamento della storia a porte chiuse. Questa sera vi vorrei parlare di sport. Non sono una grande sportiva, ma c'è un gioco particolarmente interessante che ha una lunga e interessante storia legata anche alla nostra città di Bologna e ad alcuni suoi luoghi particolari. E quindi parlerò del gioco del pallone a bracciale e dello sferisterio di Bologna. Il gioco del pallone a bracciale, che non è il pallone calciato, è il pallone lanciato giocato con le mani, col braccio e in particolare con un bracciale che è questo oggetto strano che si vede nel polso di questa persona, di questo giocatore di cui poi parleremo fra poco. È un gioco antico, un gioco di cui si hanno testimonianze almeno dal 1500, a metà del 1500-1555 a Venezia uscì un primo opuscoletto con un regolamento riferito a questo gioco. Era un gioco giocato principalmente da nobili all'interno dei cortili o dei palazzi nobiliari, aristocratici, ma con il passare del tempo, nei secoli, si è man mano popolarizzato. Già nel 600 aveva cominciato ad uscire dai palazzi e a essere giocato nelle piazze. E verso la fine del 600, con il 700, cominciarono a giocarlo non più solo i nobili che lo facevano per hobby, ma dei veri e propri professionisti. Questo portò a una diffusione amplissima del gioco e in particolare al fatto che si diffondesse molto molto a tappeto. I luoghi, le regioni della penisola nelle quali si giocava principalmente erano le aree della Val Padana, il Piemonte in modo particolare, e poi la Lombardia, la Liguria, il Veneto, l'Emilia-Romagna e scendendo oltre l'Appennino, Toscana, Umbria, Marche. E con alcune macchie, alcune zone nelle città di Napoli e di Roma. Con il 600 e l'inizio del 700 cominciarono anche le grandi disfide fra città, Bologna-Firenze, Genova-Milano, cioè erano occasioni di riunioni di migliaia e migliaia di spettatori. Questo portò con il Settecento a cominciare a pensare a dedicare dei luoghi ben specifici a questo gioco. Luoghi specifici che avessero certe caratteristiche, perché per giocarlo occorreva un terreno di gioco particolare, e cioè un campo lungo tra i 90 e i 100 metri, largo intorno ai 20 metri, ma che avesse una parete, un lato lungo, con una grande muraglia, con un grande muro alto addirittura una ventina di metri. Perché? Perché il pallone che veniva lanciato fra le due squadre, di cui poi vi parlerò un pochino più avanti, doveva essere giocato a rimbalzo sopra questo muro. Quindi dove si giocava? Dove esistevano le mura cittadine, cioè in quasi tutte le città italiane, molto spesso veniva trovata la soluzione più semplice, cioè si faceva una spianata a ridosso delle mura e venivano utilizzate le mura come muro di rimbalzo.
Se questo non era possibile, o se si giocava nelle piazze cittadine, come succedeva per esempio a Bologna, il muro di rimbalzo era costituito dalle cortine delle case, dalle pareti delle case, dalle facciate delle case, il che portava a liti interminabili fra gli impresari del gioco, i giocatori, i proprietari delle case, che chiedevano i danni, facevano cause, venivano a volte risarciti, a volte no, insomma, tutta una gran questione. Questo portò a fine Settecento a cominciare a pensare appunto a creare dei luoghi ben specifici per il gioco. Parlando di Bologna in particolare, possiamo dire che nel Seicento, per esempio, si giocava in Piazza Maggiore, e addirittura anche all'interno del Palazzo del Podestà, in uno di quei grandi saloni che ci sono, uno di questi veniva proprio chiamato la Sala del Pallone. Con la popolarizzazione del gioco, il fatto che ci fossero molti più spettatori, si decise di uscire da luoghi chiusi. Piazza Maggiore non era proprio considerata l'ideale, ci si spostò nella Piazza del Mercato, cioè nell'attuale Piazza 8 Agosto. E dove venne delimitato una parte di terreno con dei fittoni, in modo che non venisse calpestato, che il terreno battuto in modo apposito per far giocare, per fare il gioco, non venisse guastato dagli animali delle fiere, del bestiame, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di questioni. Ma i problemi rimanevano quelli che ho appena accennato, le case che fungevano da muro, eccetera, continuavano a esistere. Quindi si cominciò con l'inizio dell'Ottocento e con questa sempre più ampia partecipazione popolare allo spettacolo, a pensare di costruire dei luoghi appositi. Questi luoghi appositi li conosciamo almeno un pochino tutti, ma perché in tantissime città e cittadine esistevano ed erano gli sferisteri. Quando parliamo di sferisterio, in molte città ormai non esiste più. Non ce n'è neanche più traccia, se non in qualche indicazione toponomastica. A Bologna, ne parleremo fra un attimo, vennero costruiti grandissimi sferisteri, per esempio a Roma nel 1814, nella zona, lo sferisterio chiamato Barberini, nella zona delle Quattro Fontane, quindi molto centrale. Vennero costruiti in tantissime città piemontesi, in tantissimi altri luoghi, e venne costruito nel 1829 anche quello che a tutt'oggi è sicuramente il più famoso sferisterio italiano, e cioè quello di Macerata, che è quello meglio conservato e tuttora utilizzato come luogo di spettacolo. L'opera lirica, il teatro hanno una casa particolarmente interessante, particolarmente prestigiosa nello sferisterio di Macerata. A Bologna, nei primi anni appunto dell'Ottocento, si discusse di questa necessità e un po' come si discute di rifare lo stadio e queste cose. E venne incaricato dopo alcuni progetti non accettati, perché troppo dispendiosi, ritenuti troppo dispendiosi, venne incaricato di realizzare il progetto finale e costruire l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale, Giuseppe Tubertini. Giuseppe Tubertini, fra l'altro, fu anche consultato qualche anno dopo, proprio dai maceratesi, per avere dei consigli per la costruzione del loro sferisterio a Macerata. Venne scelto un terreno specifico nella zona della Montagnola, ovvero tutti noi conosciamo oggi quella che è la piazzola, cioè quell'area del mercato dell'usato, del più popolare, che è al di là di via Irnerio, verso la Montagnola,
tutti vediamo, quando ci si capita, quella grande parete di mattoni che, guardando il monumento, guardando la Montagnola, rimane sulla destra. Ebbene, quella è la parete esterna dello Sferisterio. Lo Sferisterio venne progettato in quel terreno, un terreno a est della Montagnola, lungo il canale delle Moline, dove in antico, prima del 1801, avevano sede i cimiteri della vita e della morte, cioè i cimiteri che facevano capo ai due ospedali cittadini della vita e della morte, e aveva sede anche il cimitero legato alla chiesa e alla confraternita di San Giovanni Decollato, ovvero il cimitero nel quale venivano cimitero non consacrato, nel quale venivano sepolti i condannati a morte, i giustiziati. Questi cimiteri, con il 1801 a Bologna, erano stati dismessi perché era stata aperta la certosa, e quindi ci si ritrovò con questo terreno utilizzabile. Si fece una sottoscrizione pubblica per poter raccogliere fondi, e anche il comune partecipò e si mantenne comunque la proprietà dell'immobile, insomma, del luogo. Tubertini, l'ingegner Tubertini, fu talmente veloce nella realizzazione di questo luogo che riuscì a terminare ancora prima di quello che era previsto nel capitolato d'intesa. E la prima partita inaugurale si giocò il 15 marzo del 1821. Il campo era lungo 97 metri per 18 e il muro, la muraglia, era alta 21 metri. Noi la vediamo, se andiamo in piazzola, dall'esterno, ma il campo era nella parte di là, quella che molti bolognesi forse conoscono, perché dagli anni 60 in avanti è stato trasformato, del Novecento, è stato trasformato in palestra, completamente stravolto all'interno. Venne costruito, appunto, venne abbassato il terreno in modo da avere più altezza di questo muro, e vennero costruite nella parte opposta del muro, quindi sull'altro, sul secondo lato lungo, vennero costruite le gradinate per il pubblico. Nella facciata verso la Montagnola, verso il giardino, vennero collocate delle colonne, un colonnato di ordine dorico molto leggero, molto classicheggiante, ma molto elegante, e si cominciò quindi a giocare. Non solo nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento non furono solo ospitate le partite di pallone a bracciale, ma anche spettacoli di tutti i tipi. Dal carnevale, dalle manifestazioni di carnevale, per esempio esiste una famosa foto del carnevale degli Etruschi realizzato nel 1874, io ve la faccio vedere per quello che si può. Vedete tutti questi signori camuffati da simili etruschi, e quel colonnato sul fondo è una parte dello Sferisterio. Altri spettacoli che venivano realizzati erano spettacoli teatrali, di balletti, di musica, ma anche giostre, pali, ascensioni in pallone aerostatico, che erano molto di moda nell'Ottocento, finché con l'inizio del Novecento si passò anche a tenervi comizi politici, esposizioni economiche, cioè esposizioni floreali oppure di appunto economiche. E questo fino a quando il gioco del pallone fu un gioco in voga. Era tanto in voga all'epoca, cominciò a scemare la sua fama e il suo seguito con l'inizio del Novecento, quando arrivò, portato dall'Inghilterra, il football,
il calcio che conosciamo anche oggi noi. Anche se le partite continuarono fino a, agli anni 30 e vennero riprese parzialmente all'inizio, dopo la seconda guerra mondiale nel 46, 40, 47, 48, 49, finché piano piano scomparvero. Quella che vi faccio vedere, sempre che si capisca qualche cosa, è un'immagine dello Sferisterio. È la copertina di un piccolo cataloghino riferito a, a una mostra che facemmo come Museo del Risorgimento nell'ormai lontano 1995, in collaborazione fra l'altro con il Museo del Gioco del Pallone a Bracciale e Tamburello di Sant'Arcangelo di Romagna, museo che esiste tuttora e che si può anche visitare, anche molto interessante. Come si giocava? Visto che ne abbiamo parlato tanto. Il campo, abbiamo detto, era sui 100 metri, tra i 90 e i 100 metri per una ventina, 18-20. Con questa grande muraglia. Il terreno era diviso in due parti da un cordino, si chiamava proprio cordino, ed era una vera e propria corda che lo tagliava a metà. Poteva, di solito era appoggiata per terra, ma poteva essere anche collocata a 4 metri di altezza, un po' come una rete da tennis, da pallavolo. E le squadre erano costituite. Erano due le squadre che giocavano in campo, che scendevano in campo, erano costituite da tre o in alcune zone quattro giocatori che avevano un abbigliamento particolare. Si vestivano di bianco, erano vestiti di bianco, come quello che vi ho fatto vedere prima, questo qui è un anche molto frapposo, molto decorato, cioè con molti ghirigori, ma le uniformi, diciamo così, potevano essere anche molto più semplici. Per esempio, vi faccio vedere anche questa immagine del 1913, vedete che la camicia è diventata una camicia molto più semplice, ma la cosa interessante è questa cosa che si intravede, questa specie di fazzoletto scuro, è un bianco e nero, non si capisce che sia colorato, perché le squadre si distinguevano in un modo molto preciso. E cioè con questa fusciacca, con questa fascia annodata in vita che poteva essere o azzurra o rossa. Tanto che per indicare il gioco del pallone spessissimo si parlava di azzurri e rossi, azzurri oppure rossi e turchini, indicando proprio la fusciacca che ne contraddistingueva le squadre. È interessante notare che un appassionatissimo di questo gioco scrisse anche un libro dedicato a questo gioco, lo scrisse a cavallo fra l'8 e il 900, era un personaggio piuttosto noto, scusate l'inversione ma ancora non ho capito come si possa fare, era Edmondo De Amicis e il libro si chiamava Gli Azzurri e i Rossi. È un, questa qui è una anastatica, copia anastatica, perché in realtà le copie originali del 1897 sono carissime sul mercato antiquario, ma la cosa interessante per i bolognesi, per esempio per gli amanti di storia dell'arte, è che questa opera, che uscì appunto nel 1897 a Torino, venne illustrata da un bolognese, da Raffaele Faccioli, importante pittore bolognese, che fece tutti questi disegnini. Vedete questo disegno, per esempio, ma è tutto illustrato, vedete questo qui. Ecco, e ogni certo numero di pagine ci sono tutti questi disegnini che riprendono i giocatori, il pubblico, eccetera. De Amicis era molto appassionato di questo gioco. Il pallone era un gioco col pallone. Come era fatto questo pallone? Era un pallone piccolo con un diametro tra i 5 e i 10 centimetri di cuoio. Di cuoio molto robusto, a spicchi, cucito in modo molto accurato,
All'interno aveva una camera d'aria fatta da una vescica animale e andava continuamente rigonfiato, tanto che c'era una figura in campo, il pallonaro, che aveva proprio questo compito, questo incarico di tenere gonfio il pallone che man mano veniva giocato. Il pallone a bracciale. Cos'è questo bracciale? Vi ho fatto vedere prima la copertina di quel libro. Vi faccio vedere qui un altro disegno sempre ottocentesco, in cui si può vedere bene com'era fatto questo bracciale. Era una sorta di cilindro cavo all'interno di legno con un'impugnatura interna. E all'esterno era tutto puntellato con delle punte, sempre di legno, delle sorte di punte di diamante. Provate a pensare al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, che ha queste movimentazioni particolari. Ecco, una cosa di questo tipo. Quindi la palla veniva lanciata tra un campo e l'altro e doveva essere battuta con questo bracciale. Dove stava l'abilità dei giocatori? Nel riuscire non a mandarla a capocchia dove capitava, ma mandarla di sponda sulla mura di rimbalzo e poi con l'angolazione giusta per andare a finire nell'altro campo. Una cosa piuttosto complessa. I giocatori, abbiamo detto, erano 3 per 3 o 4 in alcune zone per squadra e erano diventati nel corso dell'Ottocento, man mano che passava il tempo, sempre più professionali e professionisti ed erano talmente alcuni, erano talmente famosi, talmente importanti e noti, appunto, al pari dei nostri giocatori di calcio. Alcuni di questi guadagnavano cifre iperboliche, erano veramente delle star nel loro campo, erano talmente famosi che ad alcuni di loro vennero anche dedicati dei poemi. Per esempio, Giacomo Leopardi, altro appassionato del gioco del pallone a bracciale, negli anni 20 dell'Ottocento dedicò un'ode, scusate, a Carlo Didimi, che era un celeberrimo giocatore, e questa ode si chiama A un vincitore nel pallone. Famosissimi a Bologna per decenni furono due giocatori, Banchini e Ziotti, per i quali si erano costituite veramente due gruppi contrapposti di tifosi. Si scommetteva pesantemente, le fazioni opposte si scontravano, se ne dicevano di tutti i colori, le recensioni sui giornali erano a volte anche molto pesanti, molto, molto seguite, molto sentite. Insomma, era un gioco decisamente di grande fama. Come si giocasse, io eviterei di spiegarvelo perché rischierei di dire insomma, di non spiegarvelo molto bene. Posso leggervi due cose, ma anche no, anzi no. Potete trovare digitalizzata nella nostra pagina di storia e memoria, di cui poi vi abbiamo già dato, vi daremo insomma l'indicazione sulla scheda legata alla scheda del gioco del pallone. Potrete trovare questo opuscolo appunto digitalizzato e il modo di giocare lo andate a leggere direttamente lì. Io a questo punto direi che, visto che sono già passati 25 minuti, possiamo salutarci con una bella immagine cinquecentesca del bracciale, della palla e dell'attrezzo, la siringa, che serviva per gonfiare il pallone. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Anche per stasera la storia a porte chiuse, spero che vi abbia raccontato qualcosa di interessante.
Vi invito a seguirci anche domani sera. Ci sarà la storica dell'arte Angela Pierro che ci racconterà qualcosa di sempre interessante sulla nostra città di Bologna. Grazie a tutti e buona serata.